C'è Alberto qua con faccio mozzatore. Ma le bombole mi secondo me. Ormai fagli fare un primo piano ormai, no? Che fai? Ti rimpiangi, ti lascio, dai, fatti vedere. Adesso cascano soldi. No, adesso c'è da truccarsi. Ma tu sei truccato. Ecco, dopo che mi sono truccato. Capito? Aspettiamo quel gomoncino che sta per arrivare. 5 ore. Il tempo è buono, quindi. Tu vai là oppure vai sotto la grotta? La grotta? Ma un po' più in là della punta, eh? Allora aspettiamo che arrivi quel gomoncino e poi. Aspetto! Possiamo fare alle 9:30, va bene? Sì, ci sta bene, prendiamo un po' di soldi. Allora, per 5 ore poi? Allora, causa sciopero, la gara è sospesa, qua c'è il giudice. I rullini poi? Oh, a me o a me? Alle 9:30, ancora c'è il primo. Alle 9:30 diamo via, che intanto arriva il gomoncino piccolo che sta arrancando. Oggi mi è finito il rullino, a me o al direttore di là? Dove è finito il rullino?
No, non sono dell'Olimpo, c'è la bua rossa. E adesso loro mettono l'altra. Questa barca va a mettere l'altra perché chiude il campo gara. Esatto. Quando lo va a mettere? Chi trovi? Chi trovi per primo? L'orario di fine gara? No, 5 ore dalla partenza. 5 ore dalla partenza? Non c'è mezz'ora per portare i rullini al cibo? Ma no, li devo portare a noi. I rullini o a questa barca o a quella del direttore di gara. La prima che trovate. È meglio a questa perché poi le devo... Ma è meglio a questa perché le devo portare io a Messina. È meglio a questa! Tutte questa! Tutti qua i rullini! Dove siete voi? A Rulino? No, noi siamo un po' al centro campo gara. È pesca di roba, è una pesca di quelli. Ma vedi che non si può pescare, eh? Prendeli voi là. Ah ecco, vi ha detto così. Offerte. Ok, no. Dove ah no, ho capito cosa è successo. È l'acqua, l'acqua. Oh, Peppe, c'è poco solo, come un locale si fa davanti. 9 e mezzo. Si fa andare. Stiamo aspettando il gommoncino, sta per arrivare. 9 e mezzo per 5 ore. 5 ore dalle 9 e mezzo. Poi la riconsegna ai rullini, o questa barca. No, solo a questa, solo a questa, che dobbiamo andare a Messina. Trovate per primo. Trovano per primo. Come fanno? No, perché così sono... No, ma comunque, poi ci vediamo. No, perché poi lui salta. Ah, no, facciamo veloce. Sì, è simpatica, c'è pure uno scoglio sommerso qua sotto, una specie di cavatura. Un bel vecchio che mi stava a fare ora. La marinella! E da là! È questa! No! No, è quella! È quella! Questa si chiama Grotta delle Colombe! No, è quella ragazza che è lì sopra che si chiama Marinella! Ah, vabbè! Ah, vabbè! La cosa cambia! La cosa è seria, allora! Allora sono parenti con l'altra Marinella? Certo! Cugine!
posso andare mica vicino agli scogli troppo, eh. Basta che ti metti con loro il consumo idratato. Uno sguardo, si toglie il cappuccio, guardo al monte, al monte, non è pesci, siamo contro la luce, grazie del consiglio, pieno di mante, ecco, da questa parte qua si può scattare, puoi scattare, che non giro, vai a mangiare, fai la base, qua la punta, sì, verso dentro, vedi questa grotta, ok? Alla punta proprio, alla punta proprio, verso di qua, alla base, alla base. Dice Canao, se ti chiedono al direttore di gara se tutto va bene, se ci sono problemi. Non c'è nessun problema, noi siamo nel posto per fare bene, e tutto procede bene. Avete trovato qualcosa interessante? Ho preso una cattura 18-20 metri. E qua a terra a un metro e mezzo c'è un Cima
voi state in zona perché... No, 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 allora facciamo una cosa, praticamente togliamo il coperchio e poi avvolgete ogni volta. No, la molla è qua al posto. Ma appunto la molla non ce la fai a metterla. Non è così, ma questo... C'è il volano, no? Che tu lo giri e recupera la corda. E quindi quando ogni volta devono partire devono fare questo. Spiega loro fare quella volta, tenere le figlie e farlo. Ha preso una medusa sulla mano, se ci vede qualcosa. Ce l'ha presa? Avete della pomata? Dai, dai, veloce, dobbiamo fare queste scatti lì, dai. Sì, ma che poi per le altre cose sono la mamma mia, cioè io. Allora questa bolla di questo spirito, come si chiama, la sentire per colica addominale. Sei andato avanti? Sì, è andata su. T'ho superato. Su questa punta qua, appena è fuori, c'è una medusa grande, molto bella, se vi può interessare. Sì, grazie. È da sfruttare bene. Alberto. Sei là. Bullini? Fai qualcosa per qualcuno, no? No, mi aspetti, no, comunque... Vabbè, tu dici che fai qualcosa. Ok, sì. Grazie. 50 è un certo. Dai un anno. Grazie.
hai visitato? Ah, il dottor Isola, l'altro medico di gara. Allora possiamo andare con la premiazione. Ah, Alberto Azzali, per favore, quale vicepresidente del settore subacqueo, di avvicinarsi al piano... Allora ti pregherei di dire anche tu due parole. Cioè, ero pronto per dirle, ma soprattutto non sono parole di auto incensamento, ma sono veramente parole che sento il piacere e il dovere di dire. Cioè, come, diciamo così, fra virgolette, dirigente, ma qui mi sento tra amici, quindi come amico, devo dire che sono soddisfatto non solo della riuscita del campionato, e vi devo dire che quando ho incontrato De Bruno in modo timido nei locali di Viale Tiziano 70 e si era fatto avanti per chiedere l'organizzazione di una grossa manifestazione, e io gli avevo detto: guarda, di manifestazioni grosse ne abbiamo tante, quest'anno guarda che a noi vorremmo assegnare agli amici calabresi il campionato italiano per società, e vidi per un istante un po' di perplessità, Allora, penso che oggi questa perplessità sia andata via, perché questa veramente è diventata una manifestazione di grande importanza. Dicevo prima con degli amici comuni che questa è la festa della fotografia, ma soprattutto, oltre che la festa della fotografia, è il passaggio da una fase, direi, sperimentale a una fase consolidata. Questo secondo me è il futuro anche delle attività subacquee. Il settore è maturo per fare delle attività sempre più allargate alla base associativa. Ma lasciatemi dire, consentitemi, visto che è di moda dire così, di dire una cosa importante in questa sede. Finalmente siamo tornati in Calabria. La federazione, che per anni aveva, diciamolo, trascurato la componente subacquea calabrese, ha trovato qui finalmente degli amici disponibili a darci una mano, dei fondali splendidi, questi lo erano sempre, lo sono sempre stati, lo saranno ancora per molto, e noi speriamo, auspichiamo e crediamo che il prossimo anno e gli anni futuri ci troveremo qui o per la fotografia o per altre attività, per cui un vivo ringraziamento non solo ai concorrenti, a chi ha vinto e chi ha partecipato, alle autorità che hanno consentito con la loro assistenza e ovviamente con la loro consulenza di favorire questa manifestazione, ma soprattutto alle persone che sono qui vicino a me. Non vorrei trascurarne nessuna, io parlo delle persone di cui conosco l'autorevolezza, il ruolo politico federale che ricoprono, il presidente regionale a Bagnara, l'amico Nini De Bruno, che fra l'altro è, direi, più romano che calabrese, però l'ho visto veramente nel suo ambiente, per cui penso che qui lui ci sarà ancora per molto a darci una mano. E soprattutto, permettetemi di dirlo, una scoperta, perché ho veramente trovato una di quelle persone che io apprezzo moltissimo, perché poche parole e molti fatti e molta operatività, l'amico tedesco. Per cui grazie a tutti e buon lavoro per il futuro. Grazie. Scusate, la solita gaffe, io dimentico sempre chi veramente manda avanti tutto. Non è la Zali, abbiate pazienza, non è la federazione, sono le persone. Un particolare grazie lo devo inviare all'amico russo che non è presente tra di noi, il quale veramente lo ritengo l'anima di tutta la manifestazione, nel senso non organizzativo, ma cosiddetto nello spirito. E gli amici della giuria, l'amico Giuffrida, l'amico Gadau, che è stato uno splendido giudice di gara, il direttore di gara De Bruno, il biologo, che adesso purtroppo non ho sotto, l'amico Vaccarella, e il rappresentante della rivista Il Subacqueo, mi pare che si chiami Natoli, non vorrei sbagliarmi, con cui ho avuto anche un incontro molto felice, ci siamo trovati d'accordo tante cose. Per cui scusatemi, ma è doveroso ringraziare queste persone. Grazie mille, arrivederci. Grazie a te. E un ricordo di questa manifestazione vogliamo darlo al dottor Azzali. Consegna il presidente del Marisub Palmi Rocco Tedesco. A Russo Franco il premio sarà consegnato a domicilio. Anatolio Umberto, componente della giuria.
Grazie Umberto. Gianni Giuffrida. Bel applauso. Grazie Gianni. Il dottor Vaccarella, componente della giuria in qualità di biologo. Grazie dottore. Regalavo Angelo, il factotum per noi, non solo a terra ma soprattutto a mare. Grazie Angelo. E alla signora Luciana, in rappresentanza della segreteria nazionale della federazione. Prego. In coda alle scuse alla Luciana, me la sono dimenticata ancora una volta. Andiamo ora alla premiazione vera e propria. Siamo pronti ragazzi? Allora, alla società 26esima classificata e 25esima, cioè 25 e 26 ex aequo, si possono avvicinare alla premiazione. Sarà loro consegnato i signori Lombardo Peraino, Peirano e Amato Milazzo. Medaglione greco del CONI e trofeo CONI. Un applauso, 24esima società classificata, 23 a pari merito. 23 a pari merito, Marini Dato e Carnazzani Tuberosa, Marisubu Palmi e Imola Mare Bologna. Targa offerta dal comune di Palmi, bravo, un applauso soprattutto per il Marisubu Palmi, grazie. Oh. Vai, vai di là, vai di là. Ventunesima società classificata, Ofer Turk Bolzano Subbu, Lucerni Fandi Subbu Firenze. Verrà consegnata una coppa ricordo. Viene consegnata una coppa ricordo. Allora i signori premiati diamo anche in ricordo di questa manifestazione una maglietta ricordo, chi non l'avesse avuta può, di quelli già premiati possono ritirarla. La signora modella, la modella che era qua poco fa, si può avvicinare, grazie. Però cercate di non fare, troppo. Ah no, bravo, grazie. Alla ventesima società classificata, Aiazzi Tozzi, Pianeta Mare Firenze. Bravi. Coppa ventesima. Ventesima società classificata a noi risulta. Al campionato sono ventesimi. Società classificate ex equo, associazione Sub Versilia, Blu Pro Jet Team Firenze, Foto Sub Club Roma, San Paolo Messina, Gruppo Sub Salernitano e associazione Sub Versilia. Loro prendono il 19, 18, 17, 16 e 15. 14esima società classificata, Greco di Domenico. Voi è la 14, la coppa 14. 16. E 15 è questo. Ora mettetevi d'accordo tutte e quattro qua. 15 e 16. Sì signore, il 16, allora, dalla me, no? Perché una testa?
La 14ª società classificata, Greco Di Domenico, gruppo, associazione gruppo Subus Paolano. Il gruppo Sub Paolano. Grazie. Al 13° posto, Lega Navale Italiana Palermo, Catalano Scalici. La coppa 13° premio. Console premio, per favore. La maglietta. No, vabbè, meglio da andare là. Vai, 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 veloce. Dodicesima, Club Sommozzatori Padova, Vio Marapatto. Undicesima società classificata, Sub Sinna e Cagliari, Pinna e Sanna. C'è la coppa e le borse Nikon. Borse Nikon e coppa. E una bottiglia della nostra specialità calabrese. Società 10ª classificata, Sub Faenza, Ravenna, Donati Marcelli. Piatto Fipsas e due coppe, il piatto della Fipsas. 10ª società classificata, il piatto, il piatto del decimo Ninni. Società nona classificata, gruppo Argonauta Messina, Premi e Siracusano, piatto Fipsas e due coppe, nonché la specialità calabrese. Società 8ª classificata, Grosub, 8ª classificata, giusto, Grosub Palermo, Di Gregorio e Morana. Il piatto Fipsas e due coppe, complimenti. Settima società classificata, Grosub Catania, Leonardi Ricciardello, piatto Fipsas e coppe. Sì, secondo quanto di qua dove arrivo, a giocare a tavolo o solo sulla strada? Gioia. Ah, devo passare Gioia? No, no. Grazie a te. Sottili vai sulla strada. Ah, arrivo sul quadrovia di Gioia, sul incrocio di Gioia. Ciao. Ah sì, passa. Società sesta classificata. Club Isola Lacchea Catania, Di Martino e Stancanelli. Piatto Fipsas e coppe. Grazie.
Ma mi ero fondata a barca, mi ero fondata nella manovra, ma mi ero fondata a barca. Società quinta classificata, Subtremari Vicenza, Negrin Bedin, piatto Pizzas, Coppa Coppa e borsa per la Mares per la Modella. Borsa Mares per la Modella. Società quarta classificata, Rosso Salerno, Troisi e Gargiulo vincono, piatto della Vipsas, coppe e borsa contro i sub per la Modella. E ora siamo al clou. Attenzione, società terza classificata. Blue Dimension Roma, Caporossi e Mariotti vincono medaglia d'oro e piatto della FIPSAS, Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, nonché tre coppe, una anche per la Modella, offerte dalla sezione provinciale FIPS di Reggio Calabria. Grazie per la partecipazione. Società seconda classificata, Diving System Roma, Cianci e Cipriani. La seconda classificata. Coppa, coppa e coppa offerte dal Comitato Regionale della FIPSAS, Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquea. E allora è rimasta la società prima classificata, Club Sommozzatori Bari. Vincono una medaglia d'oro e un piatto d'oro della FIPSAS, tre coppe, una anche per la Modella offerta dal Marisub Palmi e il presidente del Marisub Palmi che consegna. E un momento di attenzione, prego, il trofeo. Prego la signora Tedesco di consegnare il trofeo dell'Orafo Gerardo Sacco alla prima squadra società classificata. E prego anche Franco Tedesco di avvicinarsi. Fotografi davanti per cortesia. Veloce, prego. I fotografi davanti. Abbassare i fotografi. Totò Tedesco, per favore, ti vuoi avvicinare? Momento di attenzione, prego. Vi ricordiamo che il trofeo è stato realizzato dall'Orafo Gerardo Sacco. Rocco. Le più belle foto, andiamo a premiare le foto più belle. Allora la società Diving System Roma riceve come foto più bella un'opera realizzata da Chicchi Dato, è un'opera d'arte, consegna la stessa Chicchi. Il professor Azzali premierà le altre tre foto migliori. Del Grosub Catana, la più bella biologica. Oh,
avanti per cortesia, non davanti. La migliore foto macro, Club Stromozzatore Bari. E la migliore foto ambiente, Blade Mission Roma. Signore e signori, il dottor Zappone e il dottor Potorti, se ci sono, possono venire a ritirare la loro targa. Signore e signori, abbiamo finito, grazie di tutto e arrivederci alla prossima volta. Grazie. Vedi che va bene, chiamare il medico.